davvero ricche e variegate l'offerta formativa e le attività svolte dall'Istituto di Istruzione Superiore Archimede di Taranto. Tra queste tante attività spicca in modo particolare l'apprendistato. Ne parliamo con la professoressa Patrizia Capobianco, che è appunto il dirigente scolastico. Buongiorno, allora io in questo periodo di orientamento credo che sia importante anche presentare la scuola e quali sono gli indirizzi scolastici, poi nel dettaglio sull'apprendistato che è una importante attività che la scuola sta mettendo in atto questi anni, vi parlerà nello specifico il professor Galante che ne cura il dettaglio e il rapporto con le aziende. Quello che voglio dirvi è che la nostra scuola è una scuola che offre opportunità lavorative con gli step dalla qualifica al diploma, ma anche consente il proseguimento agli studi universitari. Abbiamo degli indirizzi che sono ai passi coi tempi, utili all'inserimento lavorativo e le aziende hanno un importante bisogno di persone specializzate che siano ben formate e che possono, giovanissimi, già essere inseriti nel mondo del lavoro. Pensiamo all'assistenza tecnica e manutenzione, quindi alla meccanica, all'industria, abbiamo trasporti e logistica, l'ex nautico, che da pochissimo abbiamo inaugurato il simulatore di navigazione, abbiamo moda, cioè industria, artigianato, made in Italy, quindi sia industria intesa proprio come macchine a controllo numerico, il CNC, e sia invece abbiamo l'artigianato, il settore della moda. Non dimentichiamo l'istituto, il Plesso Falanto a Talsano, dove un presidio culturale, l'unico presidio culturale di scuola superiore sul territorio di Talsano, con due indirizzi, l'istituto tecnico con informatica ed elettronica. L'apprendistato è sicuramente uno di quei momenti formativi fondamentali, indispensabili. I ragazzi di quarta, di quinta, hanno già avuto il colloquio con l'azienda, sono già stati selezionati, cominciano già loro il percorso formativo all'interno della scuola e dell'azienda. Però sullo specifico adesso il professor Galante vi darà delle ulteriori indicazioni. Il professor Gianluca Galante, che è il referente per i percorsi di alternanza scuola-lavoro. Ecco, cerchiamo di illustrarli, vediamo come funzionano e quali benefici in concreto portano appunto per gli studenti che si preparano, si approcciano appunto al mondo del lavoro. Sì, allora, c'è da dire che il nostro istituto ormai da anni porta avanti questo tipo di attività e in particolare in questo contesto la scuola, oltre ad attivare i tradizionali percorsi di alternanza scuola-lavoro, ha attivato fra le prime scuole su Taranto dei percorsi di apprendistato di primo livello. Infatti oggi parliamo proprio di questo tipo di attività che permette agli studenti di iniziare un'attività lavorativa già durante il percorso di studi. Questo tipo di percorso, infatti, diciamo, inizia durante il percorso di studi e si conclude nel momento del diploma. Quindi lo studente alterna l'attività lavorativa con l'attività scolastica per tutto il periodo della scuola, percependo anche una piccola retribuzione. Diciamo, per gli studenti è una vera opportunità perché loro già dal momento nel momento in cui stanno studiando riescono già a Prove tecniche del mondo del lavoro, potremmo entrando nel dire. mondo del lavoro ed è un'opportunità che la scuola ha colto al volo, anche grazie, diciamo, a questi accordi con le aziende del territorio che ormai da anni si sono consolidati con la nostra scuola, che offre appunto questo tipo di attività. Beh, ascoltiamo ora i veri protagonisti di questo percorso e siamo con Giulio De Vita, che è appunto uno studente dell'Istituto Archimede e che sta maturando
così gli inizi della sua esperienza lavorativa presso l'azienda Angeli Flex. E allora, come va questo inizio, questo approccio nel mondo del lavoro, con il mondo del lavoro, dai banchi di scuola alla vita lavorativa? Diciamo che sono stato un ragazzo molto fortunato ad avere l'opportunità di fare questa esperienza e ne sono grato, perché grazie all'Archimede ho iniziato a lavorare e comunque nello stesso tempo studiare, e spero che in futuro mi darà la possibilità di continuare a lavorare. Ci siamo confrontati con il precedente studente impegnato con l'azienda Angeli Flex nell'ambito appunto dell'apprendistato nel settore appunto produzione. Eccoci ora con un'altra studentessa, Asia Capilli, che è impegnata sempre con l'azienda Angeli Flex, però nel settore della vendita. Come sta procedendo questo percorso? Questo percorso sta procedendo bene, mi piace. Ho iniziato da pochi giorni e mi trovo bene. Ecco, fare vendita significa occuparsi di vendita, significa approcciarsi appunto con la clientela. E mostrare il prodotto, di come è fatto e come è formato. Quindi le caratteristiche. Le caratteristiche del prodotto, di un materasso, di un guanciale. Come ti stai trovando con i clienti? Mi sto trovando bene, sto iniziando a iniziare a parlare, a imparare a dire le caratteristiche di un materasso. E importante proprio ai fini del saper ben individuare appunto quella tipologia di un materasso e cosa vuole il cliente, perché ogni cliente ha una comodità sua.